E Radio Radicale, siamo con Paola Binetti per parlare della vicenda della telefonata alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Allora, io devo dire che sono molto stupito, diciamo, di questo battage giornalistico su questa telefonata, anche perché, diciamo, dalla telefonata si evincono due cose. Primo, che la Meloni sa parlare bene l'inglese, forse meglio di Conte, che ci ricordiamo, non è Anche probabile. meglio di Renzi. Anche meglio di Renzi, sì, anche sì, molto meglio di Renzi, e che non è una guerra fondaia, eh? Su questo ci siamo. Volevo sapere lei come aveva trovato, che è una persona molto equilibrata, insomma, che ha il senso della misura in ogni cosa che fa, come ha trovato questa cosa del fatto che questa notizia abbia toccato tutti. La notizia ha toccato tanto l'opinione pubblica perché Giorgia Meloni è il capo del governo e quindi in questo momento qualunque cosa faccia una persona più in alto sta, maggiore rilevanza ha. Però devo dire che ancora una volta Giorgia Meloni è caduta in piedi, se l'è cavata alla grande, perché davanti a uno scherzo, non ancora identificato come scherzo e quindi davanti all'ipotesi che potesse trattarsi davvero di un'intervista con giornalisti russi, ha saputo essere nello stesso tempo Due prudente, comici russi, forse. però si Insomma, sono ma spacciati per giornalisti. giornalisti, capito? E per carità, adesso questa è un'intervista, magari uno che fa il giornalista si sente un comico certe volte Certo. e questo può dare l'idea di prendere le cose con molta leggerezza. Però voglio dire che Giorgia Meloni ha saputo mantenere l'appeal del capo del governo, che deve dare delle risposte che abbiano un certo peso, una certa ricaduta. Mi ha colpito molto quando lei ha fatto riferimento alla stanchezza di Kiev, cioè perché ha saputo sottolineare fino a che punto la guerra può essere non solo logorante, ma essere una guerra che lascia dei morti sul campo, ma che lascia anche delle ferite profondissime nel cuore, nella mente delle persone, cioè questa stanchezza a cui lei si riferisce, evidentemente la stanchezza anche motivazionale, la stanchezza dei valori a cui chi è impegnato in prima fila può andare incontro. E quindi lei ha saputo dimostrare anche una grande umanità, una grande capacità di stare dalla parte di chi combatte, ma assumendo in questo senso la responsabilità di dire ai giornalisti della controparte fino a che punto c'è la responsabilità del loro paese. Voglio dire, Giorgia ha saputo cogliere la ragione profonda di una passione per la libertà come quella del popolo ucraino e ha saputo cogliere come questa passione può andare incontro in certi momenti a un logoramento, ma sottolineando la responsabilità, in questo caso specifico, che la Russia ha nei loro confronti, no? In una dialettica tra aggressore e vittima ha saputo lasciare molto chiaro da che parte sta la ragione, da che parte deve stare la nostra comprensione umana. Credo che lei abbia dimostrato anche una invidiabile conoscenza della lingua inglese in un periodo in cui se i nostri giovani parlano bene l'inglese veramente come seconda lingua madre, ma perché cominciano a studiarlo all'asilo, vanno frequentemente all'estero, hanno i loro tutti i programmi Erasmus, eccetera, ma già quando passi una certa soglia di età la conoscenza dell'inglese continua molto di stile scolastico, no? Cioè non c'è quella scioltezza che abbiamo apprezzato l'inglese di Draghi, ma insomma Draghi è stato per tanto tempo in un contesto internazionale. Abbiamo avuto invece presidenti le cui conoscenze erano molto più modeste. Questo ci dice come però Giorgia è in grado di affrontare in prima persona, senza la mediazione del traduttore, conversazioni impegnative. Quindi è in grado di esporre il proprio punto di vista, avendo la consapevolezza che questo sarà così come lei lo porge, non così come il traduttore, che non a caso a volte si definisce il traditore e lo riferisce agli altri. Io ho trovato che lei è stata da un lato vittima di uno scherzo, francamente di cattivo gusto, rivolto a un presidente del governo, però ancora una volta ha saputo gestirlo. A me quello che mi sorprende della nostra Presidente è l'intelligenza empatica con cui si sa mettere nei panni di chi sta dall'altra parte, ma sa poi ricondurre le ragioni a quelle che sono le sue convinzioni, che diciamo tra virgolette sono convinzioni di pace, di chi getta ponti per la pace.
e non come in questo momento si vuole ogni tanto farla apparire come la persona che intermedia con Biden, certo, piuttosto con Netanyahu, piuttosto che con lo stesso Zelensky, no? Cioè lei, anche a chi ha ragione, sa dare però la dimensione della prudenza, sa dare la dimensione dell'accoglienza, a mio avviso sa dare anche la dimensione della donna che governa processi complessi. Diciamo che per le donne la guerra non è mai una prima opzione, siamo sempre impegnati a riparare i danni della guerra, no? Senta, Salvini ha detto che non c'è nessun tipo di congiura, mentre Tajani ha un po' criticato questa. Allora, io ho il sospetto che ci sia da parte di qualche alleato un po' non so, la cosa di che stanno aspettando il momento più. Volevo sapere se questa impressione ce l'ha avuta anche lei. Insomma, ieri sera ho visto anche una trasmissione televisiva condotta da Porro, che vedendo un po' la platea degli ospiti che ha organizzato, mi ha dato un po' l'impressione che, diciamo, fosse diventato, diciamo, una trasmissione di Santoro. Allora, non credo che ci sia un complotto, okay, però credo che sia uno scherzo talmente di pessimo gusto teso a far fare brutta figura. Senta, ecco, alla Presidente. Scusi, visto che viene da un paese che noi non abbiamo, col quale noi non abbiamo buoni rapporti, che non c'è amico in questo momento, volevo sapere se il fatto che nessuno se la sia presa con la Russia, perché insomma un attacco alla Presidente del Consiglio è anche un attacco, secondo me, io da come la vedo io, è un attacco all'Italia. Ti voglio dire una cosa ancora più marcata. Questo è uno scherzo che non so se avrebbero fatto a un Presidente della Repubblica, un Presidente del Consiglio. È uno scherzo fatto proprio, come dire, per fare uno sgambetto a una donna, no? Per dimostrarne in qualche modo la debolezza, in qualche modo la fragilità, prenderla in giro, come dire. Per cui non credo al complotto, però credo a talmente tanto il pessimo gusto che sta dietro di questo, che a me mi ha indignato. Certo. Mi ha indignato che si siano permessi di fare una cosa di questo genere al Presidente. E devo dire, mi ha sorpreso, invece dall'altra parte, come lei ancora una volta abbia saputo fare delle dichiarazioni estremamente equilibrate. È uno scherzo, certo, prendiamolo come uno scherzo, ecco, e trattiamolo come uno scherzo. Se uno fa una telefonata scherzo a Putin, che fine fa? Ma con Putin abbiamo visto che non solo gli scherzi, ma anche molto meno, finiscono tutti nelle padre galere e probabilmente muoiono di incidenti occasionali. Cioè, quello è un paese in cui l'espressione e la dimensione della dittatura la leggi soprattutto nel modo con cui trattano gli avversari. Bene, grazie come sempre, grazie alla senatrice Paola Binetti.